Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, bentornati a Coffee Break. Allora siamo a meno 4, conta la rovescia per le elezioni europee di domenica e diciamo che tra i due partiti di governo, Lega e Movimento 5 Stelle, insomma la tensione è sempre molto alta e in qualche modo rallenta o blocca l'azione di governo. Sapete, ci sono due provvedimenti, il decreto sicurezza bis, fortemente voluto da Salvini, e il decreto famiglia, spinto invece da Di Maio, che sono, diciamo, rimasti al palo. Il primo, quello sicurezza bis, anche per dei rilievi fatti dai tecnici di Palazzo Chigi, ma anche dal Quirinale. Il secondo perché, lo abbiamo scoperto ieri, le parole sono del ministro dell'economia Tria, non avrebbe le coperture, cosa che ha innescato una polemica anche tra lo stesso capo del Dicastero dell'economia e il Movimento 5 Stelle. Oggi Salvini, in una intervista al Corriere della Sera, cosa dice? Dice: se il decreto sicurezza si approva dopo le europee va bene lo stesso, certo qualcuno mi spiegherà perché non possiamo approvarlo prima, e Di Maio stesso ha detto il decreto famiglia ne possiamo riparlare dopo le elezioni. E poi ci sono altre due sottolineature, perché Salvini dice: sono ancora in modalità zen, non replico alle accuse del Movimento 5 Stelle, vi garantisco che questo governo durerà fino a fine legislatura. Di Maio ripete più o meno le stesse parole, e stamattina però ha detto una cosa in più, ancora una frecciata nei confronti della Lega, dicendo che una parte della Lega è nostalgica dei governi con Silvio Berlusconi. Vediamo. Nel decreto sicurezza, su cui ho lavorato fino a mezzanotte ieri sera in Consiglio dei Ministri e che conto di approvare domani in Consiglio dei Ministri, aumentano le sanzioni nei confronti di chi aggredisce un poliziotto, un carabiniere. Pur se limato, corretto e rivisto, il decreto sicurezza bis rimane al centro dello scontro politico all'interno della maggioranza. Dopo il nulla di fatto nel Consiglio dei Ministri di due giorni fa, ora Salvini ripropone il testo con l'abolizione, tra l'altro, delle multe per chi salva i migranti in mare. Correzioni che per il leader del Carroccio devono bastare per approvare il testo, al limite anche la prossima settimana, dice oggi al Corriere della Sera, ma che suscitano ancora perplessità. Ci sono, ovviamente, quando si tratta di un decreto legge dobbiamo rispettare anche il ruolo del Capo dello Stato, e ovviamente c'è un vaglio da parte della Presidenza della Repubblica anche, come dire, un po' più incisivo. Sarebbe infatti il Quirinale ad avere ancora dubbi sulla costituzionalità del testo, tanto che potrebbe esserci già oggi un incontro tra il Premier Conte, che nonostante gli attacchi leghisti degli ultimi giorni non si sente sfiduciato, e il Presidente Mattarella, che ora con i suoi rilievi sembra essere il pretesto per i dissapori tra gli alleati di governo. Nessuno ha cercato di frenare nel provvedimento famiglia di Luigi Di Maio provvedimento sicurezza bis. C'erano delle criticità che arrivavano dal Quirinale, che di conseguenza devono essere verificate. Ma anche il decreto famiglia, caro al Movimento 5 Stelle, agita la maggioranza. Per ora non ci sono le coperture, lo sapremo solo a fine anno, sottolinea il ministro Tria, facendo riferimento alle risorse ipoteticamente avanzate dagli stanziamenti per il reddito di cittadinanza. Va bene i tecnici che badano ai conti in ordine, gli replica Di Maio, ma sul lato politico le scelte le facciamo noi. E se io so che avanza 1 miliardo di euro, lo metto sulle famiglie. Ma il leader pentastellato allo stesso tempo prova a stemperare i conflitti interni, dichiarando che sì, il decreto è una priorità, ma si può approvare anche dopo le elezioni europee. Quando c'è stato il caso Siri, in cui ha visto il Movimento 5 Stelle intransigente sul tema della corruzione, in quel momento abbiamo assistito ad una Lega che si è innervosita. Oggi leggo addirittura di un sottosegretario del governo che dice che io guido le procure, quindi sono diventati anche paranoici, non solo nervosi. Rapporti quindi sempre molto tesi a 4 giorni dal voto per le europee, dove Lega e 5 Stelle, pur governando insieme, giocano due partite differenti, se non opposte, ma sia Salvini che Di Maio, che ieri ha presentato la fase 2 del governo, ribadiscono che non c'è nessuna crisi alle viste, che il governo andrà avanti e non sarà necessario nessun rimpasto dopo il voto di domenica, anche se lo stesso Di Maio non perde occasione per attaccare ancora Salvini, ma la Lega sta chiedendo voti per le europee o per aprire una crisi domenica.
dopo il voto. Anche la cronaca offre spunti di polemiche dopo il rogo di Mirandola, dove un giovane nordafricano colpito da un decreto di espulsione ha appiccato il fuoco per risentimenti personali nella sede della polizia locale, provocando due morti. Salvini non ne sapeva nulla, ora pensi a un decreto sui rimpatri, attacca il movimento, mentre per il ministro dell'interno la linea rimane la stessa, i porti devono rimanere blindati. E grazie al decreto Salvini, via, via. A casa, sul primo barcone, troppo comodo l'aereo per certi infami. Allora, visto che appunto ci sono le europee alle viste, voglio presentarvi i nostri ospiti, perché molti di loro appunto gareggiano, insomma, sono in lista per diventare appunto europarlamentari. Do il bentornato a Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia, Italia Resta, da Forza Italia a Fratelli d'Italia, europarlamentare uscente, sì. Ricandidata nel nord-est. Esatto, le regioni sono il Veneto, l'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige. Sono circoscrizioni molto ampie e impegnative. Bentornato a David Sassoli del Partito Democratico, candidato nel centro Italia, e anche lui, insomma, ben conosce Bruxelles, Strasburgo e l'Europa. Buongiorno. Buongiorno, do il buongiorno collegata con noi da Milano a Silvia Sardone della Lega, candidata buongiorno. Nel nord-est, buongiorno, mentre nord-ovest. Silvia nel nord-ovest, sì, Silvia Sardone, sì, sì, nord-ovest, Lombardia, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, certo. E anche lì è un bel puzzle di regioni, però diciamo è un debutto sulla scena europea, no? Lo mettiamo così. Sì, sì. Ecco, poi saluto qui Enzo Maraio, segretario del Partito Socialista Italiano, che non è candidato. Ma impegnatissimo in campagna impegnatissimo elettorale. Impegnatissimo con Più Europa, no? Sì, sì. Quindi per capirci, insomma, con il movimento di Emma Bonino, e poi c'è anche il sindaco di Parma Pizzerotti con voi, no? L'abbiamo avuto ieri c'è ospite. Bruno Tabacci, una coalizione. Ecco, tanto per ampia. Capire che nella geografia anche delle forze politiche si presentano, è bene fare un po' di chiarezza. Parto da Silvia Sardone prima della pubblicità per chiederle subito: ha sentito Di Maio, siete in questo periodo un po' nervosi, un po' paranoici, una parte di voi ha nostalgia dei governi con Berlusconi? Ma guardi, noi con Forza Italia governiamo in tantissime regioni, amministrazioni locali, non abbiamo problemi. Detto questo, non vedo nervosismo all'interno della Lega, forse ne vedo un po' di più nel Movimento 5 Stelle. Nell'intervista che citava lei prima, che oggi presente sul Corriere, fatta a Matteo Salvini, lui ha detto chiaramente: ricevo almeno 8 attacchi al giorno dal Movimento 5 Stelle, ho deciso di non rispondere a nessuna di queste, quindi insomma confermando la volontà di tenere fede all'accordo con i 5 Stelle e quindi continuare con il governo giallo-verde fino alla fine del mandato elettorale. Sì, sì, no, vado da Davide Sassoli. No, perché poi, no? Salvini oggi, poco fa, perché oltre all'intervista sul Corriere ovviamente soprattutto Salvini e Di Maio, ma insomma chiunque è impegnato in queste europee sono presenti dappertutto, e poco fa in un'intervista televisiva Salvini che cosa ha detto? Ha detto non esiste un'alternativa di centrodestra, ovviamente in chiave nazionale, ho dato la mia parola agli italiani e questo è il governo che andrà avanti nei prossimi anni. Allora, noi li sentiamo battibeccare, litigare, darsi addosso, e molti sono scettici sulla durata del governo. Cioè, vuole dire che è come i ladri di Pisa, diciamo, che fanno finta di litigare di giorno e poi... Però lei sa che, insomma, l'europeo, tu sai, anzi, perché siamo con lei, tu sai che, insomma, c'è il proporzionale, quindi ognuno va per sé e quindi si inasprisce lo scontro. Qui c'è un problema che, oltre alla polemica politica, alle accuse, agli insulti, c'è un paese che deve essere governato da qualcuno. E questo è un governo non governo, perché... Sì, capiamo che c'è la campagna elettorale, però ci sono anche degli snodi e delle questioni che sono importantissime per questo Paese. Non basta dire andiamo avanti, come vanno avanti? Facendo cosa? Risolvendo quale problema? Ridando quale ossigeno e mettendo quale benzina nel motore del Paese? Noi abbiamo un Paese che sta declinando.
problema di piccole e medie imprese a cui sono stati tagliati 600 milioni di euro di incentivi, ma come fanno? Abbiamo un problema di disoccupazione, di giovani, abbiamo un problema della industria italiana che è esposta ai venti delle globalizzazioni e che nessuno se ne occupa, anzi viene incoraggiata addirittura la Cina a spacchettare l'Unione Europea e a mettere i nostri paesi in condizioni di debolezza. Allora ci spieghino che cosa vogliono fare per il paese e non per la campagna elettorale. Ecco, insomma, Sassoli dice ci stanno pure le grandi differenze, le divisioni, visto che si vota domenica, e però quello che è importante è capire qual è l'azione di governo e le azioni concrete che i due contraenti faranno. Se c'è un governo. Ne abbiamo fatte diverse. Un attimo. Sardone, prima delle repliche, adesso dobbiamo sentire tutti, io però ho la pubblicità e quindi devo mettere a tacere tutti e dopo ripartiamo intanto Elisabetta Gardini e da Enzo Maraio e poi sentiamo anche le repliche, a tra poco. Allora, vado da Elisabetta Gardini, no? Insomma, sì. Ve ne dovete fare una ragione. Salvini col centrodestra non ci torna in questa legislatura, ha detto. Ma guardi, io so che durante la campagna elettorale bisogna fare la tara. Sono le stesse cose che dicono adesso quelli del Partito Popolare, no, in Europa, mai con i sovranisti. Se andiamo a vedere prima della campagna elettorale... I popolari dicevano tutt'altro, il capogruppo Weber diceva io voglio costruire ponti anche con i sovranisti, sì. Basta che mi diano alcuni punti fermi, che sicuramente erano non uscire dall'euro, che nessuno ha messo in discussione, e diceva questo, perché i popolari sono di base dei politici di centrodestra e noi lo vediamo che in tutte le ultime elezioni fatte a livello nazionale questi partiti hanno avuto casomai degli smottamenti verso destra, perché la gente in questo momento ha voglia di identità chiare. Io voto destra e voto una destra che mi assicuri che sta a destra, che non va a fare inciuci, per capirci, con la controparte, perché abbiamo bisogno di risposte forti e nette e chiare. Però questo mi permette di chiederle una cosa. Siamo nello stallo in Europa e anche a Roma. Sì. E allora a Salvini ricordiamo sommessamente che avevamo promesso proprio di fare invece un programma di centrodestra sul quale ci eravamo impegnati a governare non con la sinistra. Non facciamo accuse, perché poi, voglio dire, le cose sono andate come sono andate. Non ma io penso numeri. Che dal 26... No, un attimo, devo chiedere però una cosa, Elisabetta Gardini. Devo chiedere questo. Sono d'accordo, Silvia, non siamo di quelli che hanno l'accanimento a dire non gufiamo, ma vediamo che siamo arrivati ad uno però, stallo. Scusi, lei che è uscita da Forza Italia perché non era più d'accordo con le posizioni, diciamo, di Forza Italia. Certo, quando però Berlusconi dice ci vuole un grande patto tra il Partito Popolare e i sovranisti illuminati, e ci mette Orban, che peraltro è ancora nel Partito Popolare, ma ci mette Salvini anche. Sì, le piace questa... questa proposta, questo rilancio di Berlusconi, o no? È l'unico che lo dice, dovrebbe dirlo a Tajani però, perché Tajani dice tutt'altro. Ma ieri Tajani era da noi e ha detto esattamente questo. No, Tajani parla dei liberali. No, Tajani... in più, poi bisogna vedere i numeri. Ma Tajani parla di ECR e invita la Lega... Traduca però per chi non mastica di Europa, perché i gruppi europei... Parla di conservatori, che è il gruppo che è nato da una costola del Partito Popolare e che ha abbandonato il Partito Popolare proprio perché era troppo immobile, troppo schiacciato sulle posizioni della Merkel, e hanno rivendicato invece una volontà di riformare questa Europa in modo radicale. Quindi parla di ECR, lui arriva solo fino all'ECR, poi dice i liberali, ricordiamoci chi sono i liberali di Verhofstadt e sono soprattutto i liberali dove andrà a prender casa Macron. Quindi proprio l'elite europea, il massimo dell'elite europea, dove tra l'altro si è candidato anche Sandro Gozzi,
facendoci pensare che forse, essendo il sottosegretario, cioè, che doveva difendere... In Francia si è candidato, per capirci, si è candidato con Macron, e quindi capisci che uno che fino all'altro giorno faceva il ministro, che doveva difendere gli interessi dell'Italia, si va a candidare con Macron, per il quale a questo punto viene qualche dubbio. Ecco, e invece Tajani dice ECR... popolari, conservatori, popolari, ALDE, e poi pilucchiamo qualcosa qui e lì. È un discorso completamente diverso. Quindi il numero uno e il numero due quindi dovrebbero parlarsi. Quindi Berlusconi e Tajani si devono parlare, mettersi d'accordo su questo. Purtroppo, ultimamente abbiamo visto che prevale la visione di Tajani, che ha fatto un disastro. Il povero Berlusconi continua a parlare di un qualche cosa in solitudine. Ma non è io dico sempre, per poi chi ci segue lo sa, no, devo dire che siccome Forza Italia era a pieno diritto nel Partito Popolare Europeo e alla domanda ma c'è qualcosa che vi rimproverate, Tajani ha detto certo che ci rimproveriamo delle cose. Mi pare che venga fuori una destra in grande confusione. No, ma non è più di destra. Adesso qui ovviamente Sassoni assistiamo a questo dibattito. No, difatti Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni ha detto chiaramente bisognerà tornare al voto. E queste urne saranno importanti perché daranno il chiaro segno. Io immagino che la Lega vedrà riconfermati i sondaggi che sono molto favorevoli, che le attribuiscono un risultato straordinario, e da quello che si sente, da quello che si vede proprio che non si può parlare di sondaggi, ma li abbiamo visti alla fine, li abbiamo visti alla fine, però i giornali ne parlano. Quante volte non ci hanno preso, Elisabetta? Sì, difatti, ma i giornali continuano a parlarne bellamente, cercando allora... di... E credo che Fratelli d'Italia sarà veramente la rivelazione, la sorpresa di queste elezioni. Dopodiché o Forza Italia fa una, come gli aveva detto Totti, una terapia di gruppo e recupera i fondamentali del centrodestra, oppure andranno per la loro strada tra i barconi, le alleanze con Macron. Vediamo molta confusione. Vediamo che di tutto questo... Rilanciato il Nazareno da Bicicchè, che appunto è un personaggio importante. Sì. Insomma, lo vedremo ovviamente dopo il voto del 26, capiremo molte cose con numeri alla mano. Nel centrodestra fermamente ci stanno Lega e Fratelli d'Italia. Sì. Al momento. Sì, tanto che appunto Giorgia Meloni dice mettiamoci insieme, poi è tutto un problema di numeri nella vita. Allora, Varaio, insomma, voi invece siete... diciamo dall'altra parte della barricata rispetto ai sovranisti, mettiamola così, no? Voi siamo convintamente dall'altra parte a sostegno dell'Europa. Ma come la cambiate questa Europa? Perché poi il problema è che tutti la vogliono cambiare e poi ci sono ricette diverse. Ma sicuramente, la vostra qual è? Sicuramente l'Europa dei burocrati e l'Europa dell'austerity non ci va bene. Serve un'Europa degli investimenti. Lo tutti, diciamo. E lo dicono pure tutti. Noi. La nostra suggestione sono gli Stati Uniti d'Europa. Cioè noi vogliamo rafforzare la federazione tra Stati ed arrivare al modello degli Stati Uniti d'America. Cioè gli Stati Uniti d'Europa, che è un vecchio concetto socialista, una suggestione che trova attualità del tutto feconda in questo momento, perché occorre rispondere ai problemi sovranazionali con risposte sovranazionali. Come si fa ad immaginare di tornare indietro sul processo di integrazione europea e rispondere all'immigrazione? Non ci riusciamo da soli come singoli stati. Rispondere ai grandi mercati della criminalità organizzata lo facciamo con singoli stati. Tornando alla questione italiana, voglio soltanto aggiungere una cosa a quanto detto. Io la plastica rappresentazione di un teatro che in questo momento è in corso in Italia. Da un lato c'è Salvini con la Lega, dall'altro ci sono i 5 Stelle che giocano a chi prende di più in questo governo. Al centro ci sono due figure mitologiche che sono il presidente Conte e Tria, che provano a mediare tra le due parti. Gli spettatori di questo teatro drammatico sono gli italiani. Ed è paradossale che in questa fase si parla tanto di sicurezza, di lavoro e di sviluppo, cioè i due ministeri, dei due leader, dei movimenti che fanno parte di questo governo, che sono Salvini e Di Maio. E il paese soffre della più grande insicurezza sociale, esplodono le periferie, c'è un casino complessivo, criminalità. E poi la criminalità, ed esplode dall'altro campo, mentre sono distratti a litigare, è il momento peggiore per i dati economici, per i dati sul lavoro e per lo sviluppo, che sarebbero materie di competenza di Di Maio. Allora svegliamoci tutti e cambiamo questo dramma e questo teatro che è in corso in Italia. Di Maio, sì, e certo anche di Tria. Allora, sulla scia delle sue considerazioni,
Meloni è appena arrivata calda calda la stima dell'Istat sul nostro PIL. Allora, nel 2019 il PIL in crescita più 0,3%, che è qualcosa in più di quello che ieri ci ha detto l'OCSE, intanto, considerando che le previsioni precedenti ci davano all'1,3%, più 1,3%. Ovviamente pesa la disoccupazione stimata dall'Istat quest'anno al 10,8%, in peggioramento rispetto alle stime di novembre. Questa è appena arrivata, appunto. Si era sentito con i tecnici dell'Istat, no? Vabbè, l'OCSE, tutti i dati economici ci dicono, sì, che siamo in però recessione. Però voglio ricordare un or di cronaca che sia Conte, ma soprattutto il ministro dell'economia Tria, ribadiscono il secondo semestre di quest'anno, vedrete che sarà diverso da come molti lo immaginano, ci sarà una ripresa. Dipende. Noi ce lo auguriamo, perché non è che vogliamo male al paese. Certo. Però il problema è che non dipende solo da noi, dipende anche dagli effetti degli altri. Quindi dire che il secondo semestre andrà bene, insomma, è tutto da vedere, è un auspicio, ma non è detto che questo avvenga. Dice pur anche se anche perché possa andare male, dice no, c'è un problema, certo, che può andare bene il secondo semestre. Un attimo, Sandone, adesso torno da lei. Prego. Può andare bene il secondo semestre se fai delle cose. Certo. Ma se non le fai e il paese è abbandonato, probabilmente l'auspicio, diciamo, non si avvererà. Sì. Allora, hanno fatto una manovra sbagliata l'altra volta, hanno fatto un decreto crescita che non fa crescere nessuno. Anzi. Le piccole e medie imprese, i tagli agli incentivi mettono in ginocchio lo scheletro del paese, piccole e medie imprese. Adesso hanno una manovra dove devono tirar fuori 40-50 miliardi, 23 per l'IVA e il resto per congelare la situazione, perché 20 miliardi su questo paese non lo fa crescere. Allora, si concentrino per fare in modo che il secondo semestre sia una boccata d'ossigeno allora, voglio, per su questo paese. Torno da Silvia Sardone, perché quello che le voglio chiedere è proprio questo, cioè lasciamo stare adesso quello che qualcuno ha definito il teatrino in vista delle europee, dopo però immagino, poi vedremo anche i rapporti di forza tra Lega e 5 Stelle, pancia a terra per il bene del paese, mettiamola così. Siccome ci sono molti provvedimenti, alcuni li abbiamo appena accennati, che sono sospesi, decreto crescita, lo sblocca cantieri, cioè ci sono molte cose nel menù da fare, lei pensa che si riusciranno a fare, soprattutto se cambieranno i rapporti di forza tra voi e i 5 Stelle, Sardone? Ma guardi, innanzitutto forse l'esponente del Partito Democratico in studio non ha notato un paio di provvedimenti che sono stati fatti in quest'anno, come la pace fiscale, la flat tax per le partite IVA, che ovviamente deve essere estesa anche ad altre categorie, però che è stato un provvedimento assolutamente importante, il decreto sicurezza, i dati del blocco degli sbarchi, il 90% in meno, il 15% in meno di reati nel nostro paese. Poi io insomma sentire dire che questo governo non ha fatto nulla, insomma, anche solo pensando alle 300.000 partite IVA aperte negli ultimi tre mesi o alle tantissime persone che finalmente con quota 100 sono riuscite ad andare in pensione, mi sembra diciamo un tantino scorretto, ecco, mettiamola così. Poi dopodiché c'è tantissimo altro da fare, c'è il decreto sicurezza bis che spero, mi auguro fortemente venga approvato a giorni, poi come dice Salvini se dovesse essere approvato anche dopo le europee non è quello il problema, però almeno, insomma, almeno saperne la ragione. Lo sblocca cantieri, la Lega è da sempre per le grandi opere, compresa la TAV, il tema dell'autonomia, c'è tutta una questione anche le telecamere nei nidi e quello farà crescere il paese giorni. Moltissimo le telecamere negli asili. No, quello è a proposito di sicurezza, ovviamente. Sì. A me, io ho due figli, le garantisco che per me è un tema importante. Poi, no, ahimè, guardi, non esiste solo l'economia, esiste anche pensare ai più deboli. Oramai voi di sinistra avete perso ogni rapporto con i più deboli, me ne rendo conto. E voi di destra volete strappare l'umanità degli italiani. Siamo state attenti a quello che state facendo. Persone. No, guardi, io sono prima di tutto un
una mamma, sì, ho dei bambini sono piccoli padre, a casa e come prima cosa penso di a tutelare le persone più però lei non risponde deboli, al tema, come per esempio i bambini, onorevole. I minori o i, come si chiama o i disabili. Sardone, Sardone. Sardone. Sardone, mi scusi, no, però io quello che voglio non capire... Non sono onorevole. No, non lo so, lo sappiamo che non è onorevole. No, no, mi scusi. Onorevole non lo sono. Non lo so. È quello che le voglio chiedere è questo, garbato, però io insisto, non so, sono un po' testardo. Quello che lei ha nominato, per esempio, ha fatto un elenco di cose, lasciamo stare le cose fatte, per esempio autonomia. Sull'autonomia tra voi e 5 Stelle ci sono profonde differenze. Quelle che le chiedo su provvedimenti che sono anche persino bandiera per voi. Che sono andati a votare per volerla, guardi, cioè io sono consigliere in Regione Lombardia e noi abbiamo avuto una bellissima partecipazione dei nostri cittadini che hanno chiesto l'autonomia. Come l'hanno chiesta in Regione Lombardia, l'hanno richiesta in tantissime altre regioni d'Italia. Io sono per l'ascolto dei cittadini e in generale, insomma, se addirittura li portiamo a votare determinati provvedimenti, a portarli a casa. L'autonomia è un tema importante ed è un tema anche che farà crescere il nostro paese. No, quindi lei dice che ogni regione si sveglia, fa un referendum e decide di contrattare unilateralmente col governo la maggiore autonomia. Sta dicendo il governo che deve mantenere. Io mi rendo conto che per qualcuno l'autonomia può dare fastidio. No, io sono d'accordo. Io sono d'accordo. Spaccare il paese è una cosa un pochino diversa. Sono le modalità sbagliate. Standard e premialità delle regioni virtuose sono qualcosa di forte. Siamo d'accordo. Si ricordi di interrompere la querella. Visto che io aspetta, si dicono delle cose. No, ma ci torniamo. Io quello che volevo però sapere. Benissimo. Io lo so che lei è una fiera sostenitrice dell'autonomia, legittimamente. Quello che le chiedo è: ma riuscirete a convincere i vostri alleati di governo sull'autonomia e su altri temi su cui siete, diciamo, all'opposto? Questo io sto cercando di chiederle. Guardi, io non sono mai stata per il partito dei no. Se il Movimento 5 Stelle inizia a dire no su tutto, ovviamente è un problema. Oh, se inizia a dire no sulla sicurezza, no sullo sblocca cantieri, no sull'autonomia, ma il problema è innanzitutto nei confronti dei cittadini. C'è un accordo di governo, c'è un contratto di governo, la Lega lo sta rispettando, anche approvando provvedimenti come il reddito di cittadinanza, che va bene, sì, ok, che insomma non ama particolarmente, ma non era esattamente nelle nostre corde. Mi aspetto lo stesso rispetto e lealtà dagli alleati di governo. Va bene, allora, ma con questo governo è chiaro che l'autonomia non ci sarà. Allora aspetta, io riparto da Elisabetta Gardini dopo la pubblicità e ripartiamo anche, visto che poi si parla di tanti temi, vogliamo parlarvi di un tema attraverso delle testimonianze di una concretezza straordinaria. Il tema è quello del lavoro, perché oggi anche chi ha un lavoro rischia di essere povero. Poi c'è un altro fenomeno che diciamo cresce in maniera disinvolta da parte di alcuni imprenditori, che è quello del dumping contrattuale, cioè si fanno contratti a delle persone che dovrebbero fare, che fanno un lavoro, però sono contrattualizzate per farne un altro. E poi ci sono anche mancano i controlli, ovviamente, ci sono anche le differenze, come sappiamo, tra nord e sud. Lo vediamo dopo la pubblicità e riparto da Elisabetta Gardini. Da quanto tempo sei in Italia tu? Io sono a 13 anni che sono qua, cioè lavoravo sempre per prendevo un lavoro su papato per la ferrovia. Io in teoria dovrei fare solo la palla idraulica, e invece faccio il muratore. E sono assunti come metalmeccanica e fanno la palla di edilizia. Non sono rimasto male, mi serve ricordare la tele del mio per fare la richiesta civile. Tutto quello che devo accettare. Il meccanico sicuramente è più basso di quello dell'edilizia, che va a prendere 300-400 euro in meno. Fa proprio il lavoro di muratura, scava oppure ponteggia, fa il ponteggiatore, però gli vengono applicate altre tipi di contratto, addirittura quello di corpo e badante. Non esiste al mondo che uno che corpo e badante fa il muratore. E loro gli va bene anche così. 800, 1000 euro, 1200 euro per loro è uno stipendio che va bene.
dumping contrattuale è una forma di contratto di sottopagato, mentre al sud, purtroppo, anche dal mio paese dove provengo, c'è tanto lavoro nero, lì proprio il contratto non esiste. Qua invece aggirano il contratto per risparmiare. Nell'ultimo anno è aumentato anche il numero di morti nei cantieri edili e alla fine non applicavano neanche i contratti edili. Ponte Morandi, e ci siamo resi conto che le aziende che si sono aggiudicate gli appalti per la demolizione applicavano altri tipi di contratto, non quello edile, ma contratto metamercano e poi addirittura trasporti. C'è tanto che la pensa, soprattutto gli acri che vengono a fare, sono tanti minatori. Un'altra vita, qua ci sono le regole, c'hai i tuoi diritti, c'hai i tuoi cosi. Invece in Calabria è un sopravvivere, diciamo. Una mansione che tu non potresti fare, un contratto da metalmeccanico, qual è? Il contratto edile prevede di fare gli scavi con l'escavatore, il contratto metalmeccanico non lo prevede. Non è un rischio anche per la sicurezza e la cura? Eh sì, è certo che è un rischio. Cioè io mi sveglio verso le 5:30 io. Quanto riesci a portare a casa a fine mese? Ma io come straniero viene appena sui 1250 circa, più o meno. Non siamo poveri nel senso così, però cioè, per poter vivere ci vorrebbe qualcosa in più. Mio figlio fino all'età praticamente di 10-11 anni, come se non lo conoscessi neanche, era un momento che dovevo per forza lavorare dalla mattina alla sera, sabato, domenica, Natale, non ci sono state mai feste, tutto quanto che è, per poter dare qualcosa a mio figlio. Mio figlio si chiama Simone, zitto, Simone. Allora, intanto grazie ai giornalisti di Corriere TV. Elisabetta Gardini, qui dentro c'è un po' di tutto, no? Ci sono i salari che sono comunque bassi, in Italia più bassi che in altri paesi. Il dumping contrattuale, lo dicevamo, e quindi c'è un problema di controlli che non ci sono. Possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, se i controlli non ci sono, poi questa è la situazione. C'è ovviamente il divario nord-sud che ai noi conosciamo. E queste sono le cose per cui però le persone poi decidono se votare una forza politica o un'altra, e anche in vista dell'Europa chiedono un'Europa che sia attenta e sensibile a questo. Certo, e noi di Fratelli d'Italia riteniamo che la difesa del lavoro e la lotta alla disoccupazione sia tema centrale, fondamentale. Su questo abbiamo tutta una serie di proposte veramente importanti. Bisogna cominciare, si dice sempre, ma non lo fa mai nessuno, ad abbattere il costo del lavoro, a partire dal cuneo fiscale. Bisogna che ci sia anche un... Guardi, il mondo del lavoro è stato massacrato, ma si incrocia nel mondo del lavoro le politiche per la famiglia, la formazione, che credo sia qui anche veramente un tasto doloroso. Abbiamo distrutto tanto, abbiamo sminuito il valore, nel paese degli artigiani abbiamo sminuito il valore del lavoro manuale. C'è un professore del Ca' Foscari che ha scritto un bellissimo libro qualche anno fa, no, per l'Italia, prevedendo un futuro artigiano. Ma non per dire torniamo tutti a fare gli artigiani, ma perché quella è la sapienza, l'eccellenza dell'Italia. Certo. E anche quando fa industria importante, grande, sì, industria, anche perché è la non si vive di solo artigianato, ci deve essere allora un complesso di cose. Se pensa che abbiamo messo il numero chiuso a medicina, adesso cominciamo a sentire che dobbiamo importare i medici. Sì, li richiamano dalla pensione, certo. Anche pensano, sì, anche di portarli, e magari quelli che abbiamo formato se ne scappano perché qua gli diamo degli stipendi e delle prospettive di carriera, sì, molto basse. Abbiamo distrutto tutta quella che è la formazione professionale. Abbiamo distrutto quello che è l'apprendistato, abbiamo fatto dei danni giganteschi, abbiamo la sinistra, io credo che uno dei... credo che uno delle sconfitte della sinistra ai tempi miei, quando eravamo giovani noi, caro David, hanno detto agli operai fate sacrifici, fateli studiare, no, tutti all'università, e si sono trovati poi dei ragazzi disoccupati, e questo oramai è un problema. Aspettate, il 68 ha fatto danni inenarrabili. Ah,
ritrovati il reddito di cittadinanza. L'operaio che ha parlato anche dicendo io ho dei figli. Certo. Pensate che cosa vuol dire dare un sostegno alla famiglia, diventa anche quello un dare alla famiglia un sostegno, sì, anche al reddito. Sì. Però la mia domanda, e lo dico non tanto a Elisabetta Gardini. Ma quant'è il dato di natalità? 1.3. Il problema demografico è immenso. Ma vuol dire che in quattro generazioni 60 milioni di italiani diventano 16 milioni, quindi possiamo anche chiudere baracche e burattini. Lei ha ragione, il tasso il dissesto demografico è sotto gli occhi di tutti. Ma si incrocia tutto. Io voglio chiedere sia a Sassoli sia a Maraio, che sono sostenitori dell'Europa che va cambiata, no? Ma se noi non facciamo l'unione fiscale, l'unione bancaria, cioè che sono cose cominciate ma ancora mi pare lontanissime dall'essere concluse, dove andiamo? Ma per fare questo ci vuole forza politica, perché non è che l'Europa è un ente astratto, l'Europa produce politica che ha segno politico, e l'Europa di questi 10 anni è stata governata in commissione, al Consiglio, dal centrodestra. Perché la maggioranza dei paesi europei è di centrodestra. Noi siamo minoranza in Parlamento europeo. Per fare quello che dice, che però è una grande socialisti, allora per fare questa grande sfida, per fare quello che lei dice, e cioè la grande sfida della messa in sicurezza della cittadinanza europea, sì, e dell'Europa, bisogna fare la riforma fiscale europea. Questo è il tema, è la grande. Ma per fare questo, siccome non è un provvedimento, è un percorso, noi abbiamo bisogno di avere peso politico, e ci vuole un'Europa che smetta di dire che i conti si devono tenere in ordine, che è una banalità, sì, e ci vuole un grande sforzo di un'Europa più forte che investi. Su che cosa? Su gli investimenti, la crescita, le infrastrutture, il lavoro, i diritti. Questo noi dobbiamo fare. Allora, per fare questo, se tu scegli il centrodestra e addirittura chi vuole sfasciare l'Europa, non l'avrai mai. No, questo bisogna, non puoi dirlo. Bisogna dare forza a tutti coloro che vogliono andare in quella direzione. Perché purtroppo si ha la sensazione, come spiega la Lega o come spiegano i 5 Stelle, che quello che produce l'Europa sia un'astrazione, cioè che ti arrivi dal cielo. No, in Europa si fa politica. Tutto quello che produce l'Europa sono scelte politiche. Allora noi il 25, il 26 decidiamo che segno politico deve avere questa Europa. Ma il tema della fiscalità è un tema importante, ma anche quello della protezione per chi perde lavoro. Ecco, certo, perché noi abbiamo detto che serve un'Europa attenta alle condizioni delle persone, un fondo di solidarietà europeo, questo è molto importante. Il salario minimo europeo. Questo è molto importante. Dopodiché c'è un problema italiano, qui serve dare uno stipendio in più alle famiglie italiane, serve non togliere ma aggiungere, perché già stamattina sui giornali ho letto che vogliono togliere gli 80 euro, che è un'operazione che ha dato un po' di respiro a qualcuno. Non bisogna togliere, aggiungere. Non è all'ordine del giorno togliere gli 80 euro. I 5 Salvini. Stelle hanno detto ma che però sì, però avremmo lavorato un giorno in meno, ma avremmo guadagnato come se lavorassimo un giorno in più quando ci ha portati nell'euro. Vorrei chiedere agli italiani se trovano che questa cosa sia accaduta. L'Europa, l'IMES l'ha definita unico stato al mondo di burocrazia senza stato. Allora, non c'è dubbio, mande discussione. Vabbè, no, possiamo Maraio, un attimo, non può essere solo un mercato. Un attimo solo. Allora, l'ordine degli interventi prepari come nei congressi. Sì. Maraio e poi Silvia Sardone, perché prima c'è Paolo Sottocorona. Paolo, buongiorno. Buongiorno. So che annuncerai un voto bagnato, no? Domenica brutta. Sì, insomma, qualcosa arriva. Però per l'affluenza può essere determinante. Piuttosto che una bella giornata che vanno tutti al mare, come si diceva una volta. Allora, guardate, di nuovo c'è questo afflusso di aria più calda e umida che sta sfiorando il sud, ma questo sostanzialmente non porta a un cambiamento del tempo. Quella instabilità che ancora ieri nel pomeriggio, in serata, ci sono stati temporali al nord, che ancora è attiva,
un po' si attenua, ma non molto, vale a dire non abbiamo un tempo stabile davanti, un tempo di classico maggio. Vediamo velocemente le piogge, quelle previste per la prima parte della giornata di oggi, deboli isolate al centro, in parte potrebbero essere in Liguria, sul nord-est, piccole quantità. Nel pomeriggio c'è qualcosa in più, soprattutto sulle zone interne, e ancora una volta sul nord-est il segno di qualche traccia di instabilità più forte. Anche questa appunto si attiva nel pomeriggio, così come è stato ieri. Vediamo tutta la giornata di domani, giovedì. Le deboli piogge un po' al nord, zone interne del centro o al sud, deboli o moderate. Vedete anche qui c'è qualche piccola macchia azzurra che dà l'idea di una pioggia un pochino più consistente. E vedete come sono soltanto sul territorio e non sul mare, questo significa che si attivano per il riscaldamento, poco o tanto che sia. Vediamo anche la giornata di venerdì. Non cambia molto se non sempre con queste piogge, soprattutto nel pomeriggio, per il fatto che da ovest arrivano altre piogge. Questo è questo passaggio che si avrà nel fine settimana. Nel frattempo si organizza qualcosa anche sulle coste del Nord Africa che dovrebbe però interessare soltanto la Sardegna. La foto di oggi è emblematica perché ce la manda Carmelo in questi giorni. Da Catania, l'Etna ancora abbondantemente innevato e sotto c'è già il fieno, come se fosse la stagione normale, ma insomma abbiamo messo insieme, come dire, il diavolo e l'acqua santa. Sì, diciamo, le stranezze di questo maggio. Grazie, qualche minuto e torniamo qui. C'è quel Manuel Todd. Allora, chi vuole più Europa, chi vuole meno Europa, vado da più Europa meglio, dal Partito Socialista, da Varaio, per fare a lui la stessa domanda che ho fatto a Sassoli, cioè chi crede in un'Europa rinnovata, diversa anche nella governance, che vada verso gli Stati Uniti d'Europa a cui lei faceva riferimento, però magari ci deve aiutare, ci deve spiegare come si fa, perché appunto sono cose complicatissime che devono mettere d'accordo moltissimi stati, esigenze, richieste diverse. Se noi ci crediamo, io sono addirittura perché venga eletto il primo ministro dell'Unione Europea, perché si arrivi davvero ad un'integrazione, ad una devoluzione, cioè, anche di competenze. Cioè il Presidente della Commissione, così, tanto sì, per capirci. Anche con poteri più spinti, quindi un vero e proprio primo ministro. Cioè noi dobbiamo ragionare che la giovane generazione di oggi vive in Europa, si sente europea, non si sente italiana. Non possiamo impedire questo processo di sviluppo e questo processo di integrazione. Io sono per una politica estera comune, sono perché si faccia anche un bilancio unico, comune. Ricordiamoci che noi lo deve dire lo so, ai paesi. No, ma noi ci candidiamo e diciamo quello che diceva bene Sassoli. Certo, bisogna cambiare del tutto la politica. Dicevo una cosa, quanto è importante l'Europa? Noi oggi stiamo alle prossime elezioni europee a stabilire se continuare o meno in questo processo di integrazione. Io lo dico anche da uomo del Sud. Il più grande committente e finanziatore delle infrastrutture, sì, dell'opera infrastrutturale italiana è l'Europa. Non c'è Faccio dubbio. Un esempio su tutti. Noi abbiamo in questo momento che su più programmazioni, e Barca all'epoca dovette anche l'ex ministro Barca col piano di azione e coesione ha dovuto normare anche la possibilità di splittare su più programmazioni l'opera infrastrutturale italiana, quindi per coprirla, perché per ogni 50 milioni di euro di opera pubblica servono almeno 10 anni, questo date ANCI di qualche giorno fa. Noi al sud non sia mai dovessimo tornare indietro rispetto all'Europa, blocchiamo le più grandi opere infrastrutturali, quella per esempio del corridoio ovest-est della Bari-Napoli, sì, l'alta capacità, sì, è fondamentale andare in Europa e volevo completare. Io sono per esempio per recuperare in Europa un gap incredibile. Il nostro, parlavamo di formazione, i nostri insegnanti in Italia percepiscono mediamente 6 volte meno alla media degli insegnanti europei. No, magari 6 volte un sono 5-6, sono dati ufficiali, 5-6 volte meno in me. Sono sicuri insegnanti in Germania, sono sicurissimo. In Italia, il rapporto sono 3 volte di più, 6. No, guarda.
sei volte in meno guadagno. Ma in ogni caso, un contratto unico, siccome noi crediamo nella formazione, sull'investimento, un contratto unico per tutti gli insegnanti ridarebbe valore e uniformità anche alla politica di formazione delle nuove classi dirigenti e degli uomini e delle donne del domani. Quindi da questo punto di vista davvero in Europa noi abbiamo la possibilità di risolvere tante questioni, tanti gap, tante... Fatemi andare da Silvia Sardone perché devo chiederle una cosa. No, aspetti, allora replichi prima e poi le faccio una domanda, prego. Sono rimasta davvero sconcertata da un'affermazione che ho sentito che mi ha fatto male come italiana. Cioè ho sentito dire che i giovani di oggi si sentono europei e non si sentono italiani. Guardi, io mi sento prima di tutto italiana. No, prima europea e poi italiana. No, guarda, ho proprio ascoltato bene. Dai. Io capisco che poi ci sono alcuni partiti che espongono la bandiera europea, magari anche quella francese, ma mai quella italiana. Ritorni alle dogane a muoversi dovendo fare le dogane. Se posso intervenire, io sono stata zitta, grazie. Io capisco anche che in studio ci sono esponenti politici che adesso si siedono in cattedra insegnandoci come bisogna governare, dimenticandosi però che un partito come il Partito Democratico ha governato per anni in Italia ed è costantemente in maggioranza anche in Europa, a differenza dei sovranisti che invece sono da sempre all'opposizione. Anzi, e mi auguro ovviamente che cambi il trend. È chiaro però che bisogna intendersi, cioè io dico che ci vuole più Italia in Europa e non più Europa in Italia. Questo con tutto quello che poi ne consegue, con la tutela del Made in Italy, la questione dell'immigrazione clandestina, in generale una gestione diversa dell'austerity, perché abbiamo sentito altri partiti come per esempio Di Maio dire che il 3% deve essere assolutamente rispettato di rapporto tra deficit PIL, peccato che la Francia in 7 anni per 5 anni non l'ha mai rispettato, quindi insomma vorrei capire anche... Vabbè, quello vi dovete chiarire voi con Di Maio. Sono gli stessi partiti, quelli del Partito Democratico, che attaccano costantemente i nostri valori, le nostre tradizioni. Abbiamo sentito addirittura la proposta delle tendine nei cimiteri per coprire i nostri simboli, che insomma sono anche i simboli dell'Europa. L'Europa è la patria della cultura occidentale, poi a qualcuno oramai dà fastidio, però sentirmi dire da un lato da più Europa che i giovani oggi si sentono sentono europei e non italiani. Ma non ho detto questo, più europei che italiani, non togliere, non strumentalizzare, cambia poco, dai. No, guarda, poi riascoltatelo, magari hai sbagliato a parlare più. Avrò sbagliato allora, chiedo scusa. Intanto sono per l'Europa. Sentir dire che governa il centrodestra in Europa quando i sovranisti non governano, governa il PPE e il loro partito, non si è costantemente prima in maggioranza. Di parlare. Dopodiché, consigliere regionale, che informo, si informi prima di parlare, non parli come la Mogherini sempre in questi anni. Posso fare una domanda, Sardone? Voi siete talmente prima di parlare, si informi. Che siete la delegazione le consiglio, più visto che si candida al Parlamento europeo, di capire dove viene, dove vuole andare. E grazie a questo siete diventati una delegazione più ampia all'interno dei socialisti e avete cose anche che espresso non... Posso fare una domanda? Mogherini, che non ha minimamente tutelato l'Italia. Allora scusatemi, di non dire bugie in televisione. Vi prego un attimo, Sardone e Sassoli, un attimo, datemi modo di fare un paio di... Allora, adesso faccio una domanda proprio sulle questioni europee strette, così non divaghiamo. Intanto c'è l'assemblea annuale di Confindustria, poco fa nel suo intervento il presidente Boccia ha detto delle cose che vanno sottolineate. Intanto dice Boccia: il paese, l'Italia è senza slancio, basta creare sfiducia, le parole del governo pesano, la negatività è contro l'interesse nazionale. Poi a proposito della legge di bilancio che verrà, dice Boccia: la manovra sarà da 32 miliardi almeno e non ci saranno scelte indolori. A proposito di immigrazione dice: non si risolve, la soluzione non è chiudere le frontiere. E ancora a proposito d'Europa, il capo di Confindustria dice: la via è una sola, l'Unione Europea deve essere più coesa
e più forte. Chi dice il contrario dimostri che c'è un'alternativa credibile. Allora, diciamo che il titolo sarebbe: Confindustria si schiera contro il governo giallo-verde. La metto così in maniera un po' tranchant. La mia domanda invece, io voglio chiedere... Anche questo non porta bene. Posso chiederle due cose, proprio due questioni molto pratiche sull'Europa. Sì. Tra chi la vuole cambiata, chi non la vuole cambiata. Parto da Elisabetta Gardini. Sì. Domanda secca, risposta secca. Sì. La Banca Centrale Europea deve diventare prestatore di ultima istanza come la banca, la Fed americana, questo voi volete? Deve cambiare certamente tutto statuto? Sì, come vogliamo nazionalizzare la Banca d'Italia, se no c'è un conflitto di interesse. Perfetto, aspetti, Sassoli, cosa pensa? La BCE dovrebbe diventare questo? Ci stiamo arrivando, piano piano, convincendo i governi, in particolare il governo tedesco, che la Banca Centrale Europea è un'assicurazione sulla vita dei nostri paesi e sulla vita dell'Europa. Maraio, ovviamente non posso che essere d'accordo, è un processo lento, graduale, rispetto al quale dobbiamo assolutamente lavorare se vogliamo un'opera integrativa fino in fondo dell'Europa, un'integrazione importante. Sardone, va bene anche per lei, BCE come la Fed? Beh, insomma, diciamo che se non fosse così, la Federal Reserve di fatto comunque ha una serie di poteri diversi e superiori, e quindi assolutamente sì. Allora, domanda... La differenza non è tra partiti ma tra paesi. Sì, certo. Domanda, altra domanda cruciale, perché questa incrocia anche alcune delle cose dette da tutti, ma da Sassoli in particolare. La domanda è questa: debito, noi abbiamo un mostruoso debito pubblico, vabbè, lasciamo stare, però non è solo un problema italiano quello del debito. Voi avete una soluzione in mente sul debito? Beh, l'Europa su questo ha fatto molto, perché la Banca Centrale Europea diciamo, ci ha dato tanti soldini per metterci, diciamo, nella condizione di tamponare il nostro debito. Nello stesso tempo servono delle politiche. Politiche, come dice anche il capo degli imprenditori, che diano sviluppo a questo paese, perché non è che basta che qualcuno ti dà i soldi e poi puoi vivere tranquillo con i debiti che hai fatto. No, devi metterti nella condizione di avere un paese che cresce. E mi pare che, di capire che nessuna che da parte di questo governo non ci sia nessuna idea di come farlo crescere. E fino a qui hanno sbagliato manovra, hanno sbagliato il decreto crescita, adesso si trovano con una manovra che fa tremare i polsi, per un motivo, perché la metà, un pochino più della metà dei soldi... Un attimo. Però io le ricordo, vede, lei... vuole interrompere, vuole fare propaganda, No, guardi, lei mi ha interrotto tutto il tempo. No, lei vuole... Gli ultimi 10 anni di austerity ci hanno portato 650 miliardi di euro di debito. No, guardi... Le ricordo questa cosa. Però secondo me lei è aumentato parla di cose... 650 miliardi di euro... negli ultimi a causa delle politiche di lacrime, sangue questo e austerity paese, questo paese ha governato in questi anni, non è che parlando in questo modo lei convince qualcuno, non fa capire nulla a nessuno. Allora il tema è che questo paese da tanto tempo si porta dietro un debito. Guardi che fino a un anno fa questo paese aveva tanti segni più. Questo significa che noi stavamo lentamente, perché qui è inutile che ci spiegate che qualcuno ha la bacchetta magica. Io, sono i cittadini che ve l'hanno spiegato, forse non se ne è reso conto, i cittadini a tutte le tornate elettorali hanno fatto capire al Partito Democratico che erano stanchi di come voi. No, però scusatemi, fate andare avanti perché tra un po' dobbiamo chiudere. Sassoli e Sardone. Il tempo degli altri per fare propaganda, ma questo lo capisco anche io. Maraio, scusi, il problema del debito, io vorrei sentire qualcosa. Io ho sentito alcune proposte non fatte da forze politiche in questi giorni, per esempio da alcune associazioni imprenditoriali. Il tema del debito è uno solo. Cioè, si può mettere in comune il debito? Si riduce questo debito se il paese cresce. No, questo se non il c'è paese dubbio. Dà lavoro, se il paese fa gli investimenti, se attira capitali dall'estero, se c'è tutto questo sforzo, il debito può abbassarsi ed essere contenuto. Quello che non sta succedendo da un anno in questo in Italia, paese. E a livello europeo, invece prima andava a livello europeo.
chiaro che non si può socializzare, europeo, non si può mettere in comune questo debito. Non si può mettere in comune, evidente, tra i vari stati, sarebbe diciamo è un'ovvietà la risposta, però è chiaro che se si avvia, e lo so, dico, ma mi sembra davvero, anche per la questione della Grecia, la Germania, è una questione più che politica, quella che non capisce la collega della Lega, più che una questione politica, diventa una questione tra stati, ecco perché si deve dare la giusta interpretazione. Non si può socializzare il debito dei singoli stati, ma sicuramente sono d'accordo con Sassoli, mettere in campo nei singoli stati e poi a livello europeo un percorso di integrazione e di spinta allo sviluppo consentirà di uscire in maniera seria dal debito, ma non con l'austerity, si mette, deve mettere con gli investimenti. Secondo me si deve mettere in comune, ma soprattutto bisogna che la Germania, e di questo è stata accusata anche da Obama, oltre che da Trump, anche se con toni diversi, la smetta con questa sua economia mercantilistica, per cui lei sta sempre in surplus, essendo legati dalla stessa moneta, è come un'altalena, se lui sta in alto, sto in basso. Sì, ma però, questa è una battaglia politica, certo, qualcuno deve, bisogna avere un governo all'altezza di questa sfida. Che gli italiani, andando a votare, dicano chiaramente, dando il voto a Fratelli d'Italia che crescerà, che ci sarà una maggioranza diversa possibile anche in Italia, non solo in Europa. Negli altri paesi stanno dando forza a forze alternative. Quello che dicono, che non cambieranno gli equilibri, è una palla, un'altra fake news. Cambieranno profondamente gli equilibri. No, posso dire una cosa? Certo, no. Lei si riferisce ai molti che dicono tanto alla fine, non cambieranno gli equilibri. Abbiamo pochi giorni per verificarlo, nero su bianco, e lo capiremo. Una buona pratica di paesi che erano sull'orlo dell'abisso. Sì. E che oggi sono i paesi in crescita, il Portogallo e la Spagna. Ma la Cina ha un debito gigantesco. Scusa, allora, il Giappone ha un debito gigantesco. Si può fare, ma il bisogna Giappone avere, ha recuperato ma bisogna ha avere un governo austerity. Che con pazienza quel segno più lo incoraggi. Con le loro ricette, l'Europa non lo cancelli. Lo cancelli, caro perché direttore, se lo cancella con queste ricette l'Europa muore. Ci vogliono le ricette diverse. Vediamo che succederà. 26 si vota, 27 sapremo. Mirta, buongiorno. Ciao Andrea, allora oggi puntata clamorosa, non vorrei dire, ma sta arrivando Matteo Salvini collegato da Bari, parleremo anche di questo 27 a cui tu accennavi, di molte altre cose ancora, molti ospiti, Mario Giordano, Alessandra Ghisleri, Simona Bonafè, Claudio Velardi, arriva Claudio Cecchetto a raccontarci la nuova avventura politica e ancora De Masi, Gremaschi, Corrao, De Micheli, Paniz e Pizzol, parleremo anche di vitalizi, c'è un signore che ha querelato tutto il mondo sulla storia dei vitalizi. A fra poco. Grazie, è bello, hai dato i nomi come una formazione di calcio. Allora, mi chiedono perché Salvini quando va al sud trova piazze vuote. Vabbè, adesso non abbiamo tempo di riaprire la discussione. Salvini, grazie a tutti. Voi avete le piazze vuote. Grazie a tutti. C'è l'area che tira. Ci vediamo domani. Grazie.